paradossalmente in un contesto difficile, perso anche, però una delle forse più belle e tristi degli ultimi tempi, non so se... Dal mio punto di vista sì, almeno... ma anche l'altra domenica comunque abbiamo visto una squadra compatta, una squadra che ci crede, una squadra che ha anche potenzialità, perché secondo me ne abbiamo di potenzialità, si è espressa bene già domenica scorsa e oggi abbiamo confermato secondo me che stiamo andando bene e che hanno voglia di mettersi in gioco, di giocare, e penso che l'abbiamo fatto anche in una maniera, penso quante occasioni da gol abbiamo avuto, 6-7 penso sicuramente, 2 gol annullati, penso che la squadra si è espressa bene. Chiaro che nel momento in cui, soprattutto il primo tempo, prendi sempre quell'episodio a sfavore, prendi il gol, pesa già come un macigno, perché ovviamente giochi, mille problemi e tutto, ti cade tutto addosso. Invece anche stavolta sul 2-0 sono stati bravi e capaci di reagire e fare secondo me un secondo tempo eccellente. Gioco arioso, belle triangolazioni, anche a centrocampo molto bene. Forse un po' la difesa nel primo tempo, qualche sbavatura, che poi è stata pagata anche, ahimè, troppo. Sì, difatti, quelle due piccole sbavature che abbiamo avuto in difesa nella fase difensiva, non solo da parte dei difensori, le abbiamo pagate. È chiaro che dopo magari negli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo sofferto un po' sul possesso palla, loro sembrava che avevano il pallino in mano, però si è andato sotto di 2-0. Normale, dopo siamo rientrati, devo dire che anche i ragazzi che sono entrati hanno dato qualcosa di positivo alla squadra e siamo riusciti a fare secondo me una grande prestazione, meritavamo molto di più. Oggi abbiamo visto cabine praticamente una posizione mezz'ala, si è giocata sì, praticamente quasi tutta la partita con 4 punte. Cabine era abituato anche a giocare Sul come mezzala. Penso che a metà campo, quando hai uno che distrugge il gioco tra virgolette, no, gli altri devono avere anche qualità, perciò penso che adesso anche il recupero di Petarin e tanti altri giocatori penso che possano essere importanti per il centrocampo, perché comunque a centrocampo secondo me ci vuole anche qualità, sennò diventa difficile costruire e servire i giocatori davanti, che anche sono importanti, ma se non gli servi bene diventa difficile a costruire qualcosa di importante. L'esordio di Baggio? L'esordio di Baggio, come l'esordio... No, Petarin ha già esordito. Secondo me Baggio è uno che ha grande qualità, perciò è giusto, se lo merita, è giusto che gli diamo un po' di minutaggio. Penso che abbia risposto anche bene. C'è ogni tanto la tendenza in qualche giocatore di voler magari troppo il fraseggio anche al limite invece di magari calciare. Ogni tanto c'è la sensazione veramente che vogliono arrivare in porta con la palla. Non manca un po' di concretezza da questo punto di vista? Onestamente oggi non l'ho visto. Secondo me... No, c'era qualche episodio in qualche occasione si poteva calciare prima. Riguarderò un attimino le immagini, perché onestamente oggi non mi ricordo qualche episodio che uno magari poteva concludere prima o meno. Lo rivedrò. Okay. Senti, arbitro e guardaline? Penso, già visto un po' dall'inizio, comunque le ho seguite tutte le partite anche dall'inizio. Mi sa che un po'... Questa cosa qua è un po' dall'inizio dell'anno che va, anche domenica scorsa dopo 5 minuti avevamo 2 ammoniti, un'espulsione da ultimo uomo che non c'era, perché comunque c'erano 2 ragazzi sulla porta, anche se vuoi mettere il calcio di rigore non ci sta l'espulsione, perché non è fallo da ultimo uomo, c'erano due ragazzi dietro, inizia a diventare pesante, perché è chiaro, giochi ma dopo gli episodi contano sempre, cambiano sempre le partite, lo sappiamo benissimo, il calcio vive sugli episodi, perciò se ti vanno sempre a sfavore comincia a diventare pesante. No? L'obiettivo mi pare che, cosa? In un contesto ovviamente difficile, mille problemi, cosa, mi pare che il gruppo si sia... Sì, no? Ma in questo momento qua penso che il gruppo sia veramente forte dal primo.
primo all'ultimo, è un gruppo veramente unito. Potrei mettere dentro qualsiasi giocatore che mi dà il 2000%. Penso che dal primo all'ultimo, anzi, quelli che sono in panchina e quelli che sono stati in tribuna, che sono in tribuna oggi, perché oggi c'era in tribuna Piscopo, Di Piero. C'era Di Piero, Di Piero era squalificato e tutto. È andato veramente il loro contributo, sono rimasti attaccati alla squadra, non hanno mollato un secondo, e sono rimasti vicini in tutto e per tutto senza neanche un, anzi, con la massima tranquillità e serenità. Perciò questo dimostra che il gruppo c'è, il gruppo è veramente forte. Quindi Piscopo è scelta? Piscopo è una scelta tecnica, perché devo portare comunque tre under in panchina e dovevo scegliere tra un difensore o Pramparo e Piscopo, ma Pramparo mi può fare anche l'esterno sinistro basso e il centrale difensivo, allora ho scelto di mettere giù, di mettere Luca. Ma